Room service, la sua ordinazione. Ah, io ci pensavo più. Per favore, vuole firmare questo? Grazie. Grazie a lei. Insisto ancora? Mm-hmm. Deve esserci perché mi ha raccomandato di chiamarlo alle 15. La camera è fissata fino a stasera. Signor Donat, sono le 15 in punto. Lei è di partenza? Sì? Le preparo subito il conto. Lui è a casa? No, a quest'ora è certamente in ufficio. Vieni. Grazie, buon viaggio. Grazie. Forza, Santo. Entriamo insieme. Commissariato, sono Grosser. Chi parla? La signora Eckel. Scusi, può passarmi mio marito? Ah, signora, mi dispiace, ma suo marito è fuori ufficio. Ah, no, sta arrivando. Sua moglie al telefono. Grazie. Agnes? Alfred, ti devo dire... Grosser è sempre lì? Sì. Non puoi allontanarlo. Perché? Ti prego. Grosser, potrebbe uscire un momento? Sì, certo, vado. Agnes. Perché volevi che se ne andasse? Perché devo dirti una cosa. Io... ho finito ora di fare i bagagli. Ho deciso di lasciarti, vado via da casa. Sto già partendo, vado a Monaco. Poi ti scriverò e ti spiegherò la ragione. Buongiorno, Harry. Ciao, Stefan. Alfred! Stefan. Che sorpresa! Cosa fai a Monaco? Sei qui per servizio o ti fai una vacanza? No, no, ci sono venuto apposta per parlare con te. Ah, sì? Tu non conoscevi Clarine? Ci siamo già presentati. Siamo stati un bel po' insieme a quell'epoca. Tutti quei corsi d'aggiornamento. Se vuoi bere qualcosa, facciamo un salto al bar interno. No, no, grazie. Stefan... ho bisogno di un consiglio da te. Uh-huh. Sono in un grosso guaio. Mi dispiace. Aspetta un momento. Mettiti a sedere e parliamo. Grazie. Allora, che ti è successo? Sentiamo. Faccende private, Stefano. Se devo uscire... No, no, rimanga. Stefano, mia moglie mi ha lasciato all'improvviso. Un caso abbastanza comune, dirai, ma in realtà non lo è affatto. Stefan, ti prego, va a parlare con mia moglie. È aperto. Entriamo. Buongiorno. Buongiorno. Cercavate me? Sì, io mi chiamo Derrick. Derrick? Polizia criminale? Esatto. Ah, l'ispettore capo Derrick. L'ispettore, eh? Bravo. Non sarà qua per servizio, spero. No, si figuri, è una ragione di natura privata, se vogliamo. Vede un mio collega, anzi dirò, più che un collega è un amico. Sì, insomma, un commissario di Augsburg si è rivolto a me pregandomi di prendere contatto con lei. Sarà il signor Eckel. Eckel, esatto. Quell'uomo mi fa una gran pena, viene qui da 3 sere, aspetta però sua moglie. Siete qui per lei? Siamo qui per lei. Non vuole parlare col marito, si rifiuta. Io invece continuo a dirle, questo è uno sbaglio. Vada a tuo marito e digli una volta per tutte che il vostro rapporto è finito. Agnes? Sì? Agnes? Dimmi. Scusa se ti disturbo. Ma c'è una persona da parte di tuo marito. Buongiorno, signora. Io mi chiamo Derrick. Sono un collega di suo marito. Sì, la conosco di nome.
Mio marito deve lasciarmi stare. Gli ho detto cosa è successo e che voglio separarmi da lui. È una mia libera scelta. Vuole dirgli che mi dispiace, per favore. Ma anche che non mi tormenti più. Ho preso una decisione difficile e non torno più indietro. Vorrei parlare a quattro occhi con la signora Eckhart. Sì, faccia pure. No, Ingo, rimani qui. Agnes. Su. Signora Eckhart, lei sa con che uomo si è messa? Sì, che lo so. Lui mi ha detto tutto. Tutto sui suoi precedenti penali, voglio dire. Allora, tutto da capo. Io amo Ingo. E per favore, convinca mio marito a tornare a casa. Ci proverò. Ingo! Beh, che le dicevo? Ora potrà riferire che si tratta di una faccenda normale. Che diavolo pensa il marito? Suppone che lei gli abbia portato via la moglie con l'unico e deliberato intento di attuare una vendetta. Io da lui ho subito un'ingiustizia e non gli sono amico. Resta però il fatto che in questo caso si sbaglia. E sbaglia di grosso. Dunque, che dice la donna? Che non vuole tornare da suo marito. Il quale dovrà rassegnarsi. No, è che lo impazzisce se ha la prova che Donat vuole rovinare sua moglie. Ed è questo che vuole fare, ne sono più che persuaso. È questo che vuole davvero? Sì, prego. Grazie. Ma te l'ha detto lei? Sì. Ed era sola in quel momento? Ti ripeto, le ho parlato a tu per tu, Alfred. In casa di Donna, d'accordo. Ma lei non era né ubriaca né drogata. Questo è plagio. Lui la domina sessualmente. La penso così anch'io. Questo è il mezzo che ha scelto per la sua vendetta. Vuole corromperla, farne una puttana e così colpire me. Umiliarmi come uomo. Potremmo portarla via con la forza. Non starai pensando a un colpo di mano? No, pensavo di ottenere un'ingiunzione con un certificato di semi-infermità mentale. Va bene, lascia perdere. È succube di quell'individuo, eh? Se hai pazienza, forse tua moglie potrebbe... Recuperare la ragione? Sì, prima o poi finirà con l'accorgersi che ha a che fare con un delinquente. E capirà che si è messa in una situazione assurda. Il tuo consiglio è che torni a casa, che mi sieda alla scrivania come se nulla fosse accaduto. No, no, non posso, io rimango qui. Addio, Stefan. Grazie del tuo aiuto. Grazie. Di là. Ah, sì. Senti, noi non possiamo trovare un modo per aiutarlo. Io non lo vedo assolutamente. Scommettiamo che stasera torna al nightclub. È di nuovo qua. Sì, l'ho visto. Buonasera. Spero sia tutto di suo gradimento, anche il servizio. Le invito una bella ragazza al tavolo. Agnes! Agnes! Mi senti, Agnes? Lo so che sei lì! Posso parlarti? Agnes! Mi apri o no? Agnes! Su, apri la porta! Agnes! Apri o la sfondo! Agnes! Agnes! Agnes!
Oh, si è fatto un giretto. Per favore, mi lasci parlare con mia moglie. Glielo chiedo per favore. 10 minuti. 5 minuti. Sa che non sembra più lo stesso. Viene a supplicare. Infatti, la supplico di farmi parlare con mia moglie un istante. Aspetti, vado a vedere. Benvenuti, signori. Noi abbiamo accolto il suo invito, come vedete. Io me ne rallegro. In caso cercasse il suo collega, è seduto là. Ma senta, lui è un commissario, sì, no? È anche uno di quelli bravi, se ben ricordo. Infatti. E non lavora ad Augsburg. Sì, ma è in ferie adesso. Ah, e conta di passarle qui, nel mio locale? Eh beh, certo, è un bel posto questo. Prego, accomodatevi. Tu però resti al bar. Mm-hmm. Ah, ci si rivede. Le preparo un cocktail. Che fai qui dentro? La chiude a chiave, Stefan. Facciamo venire una pattuglia, sfondiamo la porta. Ma sei diventato matto. Lei è qui di sua volontà, non abbiamo alcun diritto. Non mi ha aperto quando ho bussato e ho sentito che c'era. Lei conosce i gusti della signorina? A memoria li conosco. Mio caro, tu commetti un gravissimo errore a stargli. So cosa vuoi dire, che lui ci gode a vedermi. E che io faccio proprio quello che lui spera. Però, Stefan, qua si tratta di un sequestro. Ma ci sono qui io, Agnes. Non me la sento. Ma non ti lascio sola con loro, sta tranquilla. Sì, ma... guarda, tua moglie è scesa. Parlagli, coraggio. Non aver paura. Ci sono qui io. Ho sudato 7 camicie per convincerla a venire giù a parlare con lei. Deve credermi. Agnes, mi basta 1 minuto, ma da soli. Ti ripeto che da te non torno più, Alfred. Non insistere. È inutile. Per favore, vattene. Non renderti ridicolo. Agnes! Beh, se voleva parlare con sua moglie, l'ha fatto. Butto. Su, eri un delinquente, calma. Un delinquente sei rimasto. Tenetelo. Su, basta ora. Vieni con me, andiamo. Cacarogna. Zitto. Io lo porto al suo albergo. Tu sì. Resta qui, Harry. Certo. Dai, vieni, andiamo. Lei la conosce, quella? Lavorando qua dentro, la conoscerà lei più di me. Io so che sta col suo capo e che l'uomo col quale lui è passato a via di fatto, ahimè, è il marito. Sul serio? Lei non sapeva queste cose? Sì, certo. Le posso chiedere chi è lei? Oh, in breve, io sono uno che non è indifferente alla questione. Strano, io conosco solo tipi indifferenti a tutto, quasi. Ora spero che non sia indifferente al fatto che ho il bicchiere vuoto. E adesso, Alfred, ti consiglierei di farti una bella dormita. Ti spiace restare ancora qualche minuto? Va bene, se vuoi. Mi devi scusare se poco fa mi sono saltati i nervi. È la prima volta in vita mia. Non preoccuparti. Però, vedi, io amo mia moglie. E non posso accettare che la nostra unione sia finita così. Eppure lei... chissà da quanto era insoddisfatta. È possibile che non trovasse in me ciò che ha trovato in quell'altro. Sessualmente, intendo. Ma non è neanche detto che le mancasse. Finché l'ha ignorato. Eh sì, può darsi. E adesso non può più fare a meno di lui. Se è così, tu non puoi farci niente. Proprio niente. Una donna e 2 uomini. E io sono il perdente. Eppure potrei anche sopportarlo. Fosse solo questo. Ma con la sua vittoria, lui si vendica su di me. Così prende 2 piccioni con una fava. Corrompendo la moglie, colpisce il marito e la sua vendetta.
perché come funzionario di polizia l'ho arrestato e ho fornito le prove per la sua condanna. Che ora io, come tu dici, debba chinare il capo. Scusa, ma non lo accetto. Lo trovo assurdo, Stefan. Bevi? No, ti ringrazio. Sono stanco morto. Me ne vado a casa. È tardissimo. Ah, sì, è vero. Salute. Allora, c'è stato un incontro di gusti? Per i drink, dice? Non solo. Simone, le è piaciuta? Oh, quella. Problemi di solitudine non ne ha certo. No, non credo. Trova sempre qualcuno che l'accompagna a casa. Se poi in qualche modo gli deve pagare la corsa, lei è indifferente. È una che ha un debole per la conversazione e soffre di insonnia cronica. Allora? Devo chiamarmi un taxi? Signore e signori, il nostro spettacolo internazionale è finito. Purtroppo dobbiamo chiudere. Vi ringraziamo per la preferenza accordataci e vi auguriamo la buonanotte. Io comunque... temo di non averle saputo dimostrare quanto l'amassi. Ma tu lo sai che mestiere è il nostro. Il lavoro ci monopolizza. E per che cosa poi? Diamo il sangue per rendere migliore la società. E a conti fatti non ci riusciamo mai, Stefan. Fiasco totale. Ma ora va a letto, hai bisogno di riposo. Alfred, troveremo una soluzione, vedrai. Sì. La casa fa schifo, ma a me sta bene così. Vabbè. Le stanze in ordine mi danno sui nervi. Il caos corrisponde alla mia natura. Ah, sì. Le va un caffè? Eh? Ne ha voglia? Perché no? Per dargli un tantino di forza, ci mettiamo un po' di vodka? Ma sì, mettiamocela. La vodka è in frigo. Là, la prende lei. Certo. E in quest'angolo? Uh-huh. La frego sempre giù al club. A proposito, che ne pensa? Di che? Del club o della vodka? Del club. Niente di speciale. In fondo è vero. Di speciale non c'è niente. Già. Senta, da quanto ci lavora lei là dentro? 6 mesi circa. E prima? Stavo ad Augsburg. Ma no, davvero? Sì. Non mi fa accendere. Ci ho lavorato per anni. All'inizio vendevo sigarette. Col gonnellino e sopra molto poco. Mm-hmm. Poi sono passata alle danze esotiche. E non ero male. Per Augsburg almeno. Ecco perché lei conosceva Donat. Già, era il mio capo. Capisco. Poi lui è stato via per un po'. E ora è ritornato. Ha preso un locale a Monaco. Uno già ben avviato. Forza. Cerchi un paio di tazze. Purtroppo da lavare. Qui non ci sono tazze pulite. In camera da letto. Ah, ovvio. In camera da letto. Ah, ecco. Qui ce n'è una. E un'altra sotto il letto. Mi sembra normale. Ecco fatto. Le lavi, no? Oh, sicuro. Bene, ci siamo. Dica un po', quel tipo che ha fatto a botte con Donat e che viene anche lui da Augsburg, da 4 sere fa il palo. Che diavolo si aspetta? Chissà, non saprei dirle. La deve mollare quella donna.
Non può, credo. Non può, perché? Perché non vuole perderla. Scusi per questa risata. Le lacrime le lascio agli altri. Come mai ora lei si interessa a me? È normale, dal momento che il suo nome compare nel fascicolo processuale di Donat. Sì, non lo sapevo. Ah no? Lui era imputato anche di lenocinio, dovrebbe saperlo. Ora vorrà la mia autobiografia? No, no, solo la parte che riguarda Donat. Ma io a lei l'ho già raccontato come ho cominciato, no? All'inizio vendevo sigarette, poi ho fatto la ballerina. E quindi sono stata la sua amica. Vivevo e dormivo con lui. E 6 mesi dopo gli portavo a casa i soldi. Bisogna fare a modo suo, come fa comodo a lui. Chi sa portare una donna a questo punto è abile, no? E lui lo è, così come è del tutto privo di coscienza. Non sa che cosa sia. E quella che si porta a letto adesso farà la stessa fine. Le do tempo 2 mesi. In questo caso ci prova un piacere particolare, perché è uno spettatore, quell'imbecille di marito. Senta, è pensabile una via d'uscita per impedire che questo avvenga? Lei vorrebbe far rinsavire una donna che ha perso la ragione. Mm-hmm. È fermo qui sotto. Lascia che ci resti, prima o poi si stancherà. Non ti innervosire. Questa sera vieni al club con un bel vestitino. C'è gente simpatica, ti divertirai. Vendo nel tade, dan bene. Mi porti un altro bicchiere? Sì, subito, signore. Rieccolo, di nuovo in trincea. Rompiscato. Perché non lo buttate fuori? No, e che male fa? In fondo è un buon cliente. Ma altro che buon cliente, lo sai perché è così nero? Sì, mia cara. Ma, meno male. Salve. Cerchi di far andare via il suo amico. Ormai lo sanno tutti perché viene. Donato lo dice ai 4:20. E cominciano a ridere alle sue spalle. Ah, sì? Oh. Quel bicchiere è per te. Oh. Avevo previsto il tuo arrivo. Basta, grazie. Mi sono arrivate altre notizie sul signor Donat. Davvero? Già. Questo è il signore di Düsseldorf. Piacere. E lui è il dottor Mühl. Controllati, mi raccomando. Vuole solo provocarti. È là? Sì, lo vede. Lascia che me ne vada. Non resisto. Ti capisco, piuttosto che star male, torna su. Quello vuole vedermi morto. E ci riuscirà. Secondo me quell'uomo là è svitato. Dovrebbe alzarsi, andarsene da qui. E dimenticare al più presto possibile quella donna. Mi ordina ancora da bere? Se no rischio di perdere anch'io la ragione.
Quel poco che mi resta, almeno. Mi dispiacerebbe. Gli abitué sono i clienti più graditi. Possiamo parlare un momento? Quando le pare, ispettore. Adesso. Bene. Grazie. Ecco, si accomodi. Sieda. Come? Ah, no, grazie. Io ho una preghiera da rivolgerle. La polizia prega. Ah, lasci perdere. Io sono qui come un privato qualunque e lei lo sa, Donat. Senta, restituisca la libertà a quella donna. Ma è sempre stata liberissima. È venuta con me liberamente. E se rimane è perché lo vuole. Ma lo dica, che a lei non interessa. Siamo chiari. Entrambi sappiamo perfettamente di che natura è la questione e che cosa c'è in ballo. Io no. Me lo dica lei. Lei ha ordito una vendetta contro l'uomo che l'arrestò, la fece condannare e finire in carcere. E ora lo stesso uomo passa le serate qui dentro, bevendo e ubriacandosi. Ormai è ridotto come uno straccio. Uno straccio? Io me lo ricordo diverso. Senta, se voleva umiliarlo, l'ha già umiliato a sufficienza. La faccia finita adesso con questo gioco crudele e lasci che la moglie torni a casa sua. Quella non è neanche consapevole di ciò che fa. Strana teoria. Chi agisce in modo che lei disapprova non sa ciò che fa. Agnes Haeckel però sa benissimo ciò che fa e le piace parecchio. E lo fa soltanto perché le va di farlo. Che cosa pretende lei? Un'umanità senza difetti? Beh, non è così, mi dia retta. La gente vuole godersi la vita, fare baldoria, fare l'amore. Ciascuno vuole sopraffare l'altro. Se non finisce calpestato, questa è la realtà, la norma che governa il mondo. Non finga di ignorarla. Per me quell'idiota può venire ogni sera. Così vedrà che Fiorellino è sua moglie. Scoprirà com'è veramente. Vuole riferire al suo amico la mia risposta. Ho già pagato il conto, andiamo, vieni. Vieni. Ma dove? Io rimango qua finché non chiudo. Su, fammi il piacere di alzarti da quella sedia. Andiamo, forza. Cammina, per favore, cammina. Un momento. Vieni. Le do un passaggio con la mia macchina, venga. Harry, devi dire a quella ragazza, si chiama Simone, dille che l'aspetto qui fuori tra un'ora, perché non voglio che qualcuno mi veda mentre parlo con lei, hai capito? Bene, andiamo, andiamo. D'accordo, Stefano. Eccomi. Brava. Questo incontro è per lei o per il suo collega? Veramente è per la moglie del mio collega Haeckel. Sempre più eccitante. E ora, dove si va? La me va bene? Se va bene a lei, volentieri. Si vede che il mio caffè ha fatto colpo. Entri. Mi raccomando, non si spaventi per la confusione che c'è qua dentro. Allora, caffè? Vodka? Ah, sì, grazie. Cosa pensa di Haeckel? Che è un idiota. Le spiego. Il fatto è... Sì? Che è insolito vedere un uomo che corre dietro a una donna. Io ho fatto sempre il contrario. Finché non ho deciso di chiudere. In modo definitivo? Non rimangono che le rovine. Ma la prende lei la vodka in frigo? Sì, certo. Mi scusi, forse è colpa mia, ma dov'è?
Dovrebbe essere bravo a perquisire le case. Questa è speciale. Là. Là? Grazie. Cosa c'è sotto? Una nuova trovata per aiutare il suo amico. Allora, cosa hai escogitato? Ecco, che parli lei con la signora Eckel. Le descriva ciò che l'aspetta. Lei lo sa, no? Oh mio Dio. Ma in che mondo vive lei? Quando una donna è intrappolata in quel modo, non c'è niente al mondo che possa servire. No. Ogni parola è sprecata. Bene, allora cambio proposta. Parli con Donat. Con Donat? Sì, gli faccia sputare tutta la verità. Ma che dovrei chiedergli? Che cosa vuol fare di Agnes? Perché l'ha portata qui? Gli deve far dire ciò che ha davvero in mente. Rivelare che fa il doppio gioco. Bisogna che lo dica forte, facendosene un vanto. Starà a lei pungolarlo nella sua vanagloria in modo che si comprometta. E lo scopo? Lo scopo è far sì che la signora Eckel ascolti tutte queste cose. Lì presente? No, ben nascosta. E dove succederebbe questo? Nell'ufficio. Ok. Così farò l'attrice in una recita di beneficenza. Va bene. D'accordo. Però ho una condizione. Il copione lo deciderò io. Chiaro? Farò come voglio io. Come mai a quest'ora? Già, come mai? È quello che mi chiedo anch'io. Dammi da bere. E il telefono interno. Perché il telefono? Lui è di sopra, no? Beh, sì, credo. Prima dammi da bere. Io resto qui. Lo so. E ti lascio stare se prometti che non ti muoverai da questo punto preciso. Va bene, te lo prometto. Bravo. Boston e Lani, a perdita d'occhio. Soltanto 8 anni fa, il paesaggio si presentava ancora così. Cosa vuoi? Sono sotto, al bar. Ti devo parlare un momento. Di cosa, si può sapere? Beh, più tardi. No. Tanto è una cosa breve. E va bene, scendo. Questi viadotti, queste case. È il bar. Torno subito. Che succede? Ingo, c'è una cosa di cui voglio parlarti. Meglio di là, nell'ufficio. Chi è? Sono Derrick. Mi apra, per favore, signora. È solo?
Sì, stia tranquilla. Le dispiace venire giù al bar? Non voglio assolutamente vedere mio marito. Ma lui non c'è, è fuori, per strada, vicino alla fontana. Le do la mia parola che non entrerà al club. Ma che succede oggi? Perché chiudi a chiave? Perché non entri nessuno. Insomma, si può sapere cosa vuoi. Su, avanti, parla. Ecco, l'argomento è Agnes. Ho capito bene. Ti mischi nella mia vita privata adesso. Esattamente. Perché vuoi rovinare anche quella donna? Di un po', hai bevuto o continuo a non capire? Hai capito, invece. Ti ho chiesto perché vuoi rovinare anche quella donna. Perché voglio divertirmi alla faccia di quell'imbecille di suo marito. Dunque, tu per lei non provi niente, eh? Già. Quando mai tu hai amato davvero qualcuno? Le donne sai solo distruggerle tu e sfruttarle. Farne una merce da vendere. Me, mi hai presa e buttata via. E lo stesso ti prepari a fare con Agnes Ecker. La butterai fuori con un calcio, come hai fatto con me. Ruffiano, caragna! Aprite la porta! Fuori! Piano, piano! Mi ha acconciato maluccio, vero? Oddio. Non è stato un trattamento di bellezza. Tanto non è la prima volta. Mi dica una cosa, Simone. Mm? Chi ha chiuso a chiave la porta? Ho voluto chiuderla io. Mi serviva, lo capisce? Solo le chiacchiere non bastavano. Con le botte anche Agnes si è convinta invece. Può risparmiarsi la fatica.